Nuestro Orizzonte Verde e il Cetri, oggi 18 dicembre, risalgono il Rio Momon per portare la cioccolatata al caserio di Roccafuerte e alla comunità di Centrofuerte. Ci troviamo al porto di Quitos, Bellavista Nanay, sul fiume Nanay, uno dei più grossi affluenti del Rio delle Amazzoni. Noi risaliremo uno dei suoi affluenti, il Rio Momon, direzione Centrofuerte e Roccafuerte. Entriamo adesso nel Rio Momon, dal fiume Nanay, uno dei più grossi affluenti del Rio dell'Amazzoni. Entriamo nel fiume Momon, direzione Roccafuerte. Per arrivare a Roccafuerte e a Centrofuerte dobbiamo risalire il Rio Momon per quasi 47 km. Ci vorrà circa un'ora di navigazione con un motore fuori bordo di 60 cavalli e circa 3 ore con un pecchepecche. È sempre uno spettacolo risalire i fiumi della foresta amazzonica. Sì, siamo nel polmone del mondo, nella foresta con il più alto tasso di biodiversità al mondo. Ogni volta che risaliamo il Momon e navighiamo nei fiumi amazzonici è sempre un'emozione unica. Puoi incontrare una meravigliosa farfalla blu morfo, una delle farfalle più grandi al mondo, che ha un colore blu metallizzato, meraviglioso. Oppure puoi incontrare un bradipo che sta risalendo un albero, puoi vedere una scimmia, puoi vedere uccelli dai mille colori e tanti altri stupendi animali. Per non parlare poi della fantastica e fitta vegetazione con mille sfumature di colori che decora questa bellissima foresta. Siamo veramente nel paradiso terrestre, ma l'uomo purtroppo spesso non apprezza e non rispetta questi posti incantati. Inizia a contaminare, a deforestare, senza rispettare la natura e il suo prossimo. Nuestro Orizzonte Verde e il Cetri sono qui presenti, investendo sulla cultura dei bambini del luogo e promuovendo all'interno delle nuove generazioni il nuovo cambio energetico ecosostenibile per aiutare a salvaguardare il futuro del polmone del mondo. Siamo arrivati a Roccafuerte, ecco l'approdo, già c'è qualche bambino che ci aspetta, siamo arrivati per la cioccolatata. Braccio universale della pace. Noi a bordo di un pianeta, formiche vaganti nel cosmo, ospiti del mondo senza meta. Noi alla fine del nostro tempo, piogge agite dal cielo, figli di un... Mamma, tu la piena per caterina. Eccoci arrivati a Caserio Roccafuerte, dove siamo nel porto, la barca è approdata, dobbiamo passare questo ponte e arriveremo al Caserio Roccafuerte. A darci il benvenuto abbiamo... Te chiamas? Sebastian. Abbiamo Sebastian e tu te chiamas? Keila. E Keila. Sebastian e Keila ci accompagneranno. Vamos a Roccafuerte, al caserío Roccafuerte. Perché Sebastián, hoy che sta? Una? Cioccolatata. Ah, andiamo alla cioccolatata, eh? Vamos. Contro se stesso, amore chiedo, per la terra, rispetto chiedo, a nostra terra, amore chiedo, per la terra, rispetto chiedo. SOS dalla terra, non c'è tempo di fare guerra. SOS dalla terra, non è solo effetto serra. SOS dalla terra, non con questa indifferenza. SOS dalla terra, chi mi capterà? SOS dalla terra. Siamo qui a Roccafuerte per offrire alla Caserío Roccafuerte la cioccolatata.
insieme a noi ci sono gli amici della comunità del caserio di Centrofuerte. Stiamo donando toni e la cioccolata, una usanza del luogo per augurare buon Natale ai ragazzi e alle persone che vivono qui. Nuestro Orizzonte Verde è la ONG che sta offrendo, grazie a varie persone, questa cioccolatata. Ringraziamo ovviamente come sempre tutto il lavoro di Marco, che veramente ci mette tutta la sua volontà, la sua forza, la sua energia, e speriamo di continuare con questo lavoro, che in questa realtà è veramente molto utile e c'è tanto bisogno. Ringraziamento speciale ancora per Marco, speriamo che si possa creare una cosa sempre più grande. Devo ringraziare il Cetri, che in questo luogo a Roccaforte inizierà il primo progetto di adozione scolastica di tutta una scuola, e quindi le prime scuole a beneficiarne saranno la scuola di Roccaforte e la scuola di Centrofuerte. Le due scuole riceveranno gli utili scolastici necessari nell'anno 2013 e un kit solare, chiamato kit scolastico solare. Inoltre devo ringraziare la signora Anna Maria Vassallo per la donazione tramite la ditta La Safara, la donazione dei panettoni, e tutti i padrini che fino adesso ci stanno collaborando, tra cui due persone in modo particolare, la Pascaline Morette dalla Francia e Lizio Vitaliano dagli Stati Uniti, da Philadelphia. Grazie. Come ti chiamas? Sebastiano. Tu? Sì. Ieri non sapevo parlare, a ver. Come ti chiamas? Non tiene lingua. Tu tieni la lingua? Ah, tiene. Tu come ti chiamas? Viviana. Viviana? Do Viviana? Tre Viviana? No. Come ti chiamas? Eh? Anita. E acá tenemo? Eleazar. Come? Eleazar. Natanael. Ma parece a Eleazar. Gemelos. E tu come ti chiamas? Daisy. Tu? Come? Tu? Come ti chiamas? Giorgio. Tu? Terry. Tu come ti chiamas? Pierina. Sammy. Come? Sammy. E lei è la mamma? Silvia. La mamma di Sammy? No, la tia. L'alunna. Ah, l'alunna. Del collegio? Sì, del collegio. Secondaria di Centrofuerte. Sì. Tu? David. De dónde? De Centrofuerte. Centrofuerte. Tu? Charo. Charo de Centrofuerte. Sì. Che salon vas? Secondaria. E acá tenemos otra alumna de Centrofuerte. Tu de dónde eres? Roccaforte o Centrofuerte? Ippolito. Otra comunità acá cerca, no? Sì. Tu de dónde? Ippolito. Acá tenemos otro Ippolito. ¿Sí? ¿De dónde eres? Polis. ¿Cómo te llamas? Pokémon. ¿Y tú cómo te llamas? Janet. ¿Y tú? Nathan. Y acá teníamos de Roccaforte. A ver, adivinado. ¿Te llamas? Marcos. Así como yo. ¿Tú cómo te llamas? Hugo. ¿Hugo? Qué lindo. ¿De dónde eres? ¿De? Roccaforte. Poi tenemos un niño que no habla. ¿Ippolito? No, Ippolito. ¿Y tú de dónde eres? Roccaforte, ¿te llamas? Marita. Grazie. Il Cetri a Roccaforte, a Centrofuerte? Sì! Lasciamo il caserio di Roccaforte
e andiamo verso la comunità di Centrofuerte. Possiamo andare via terra camminando per circa 30 minuti all'interno della foresta in un sentiero, oppure riscendere il fiume Momon per qualche minuto e risalire, camminare per circa 10 minuti dal punto di approdo ed arrivare alla comunità di Centrofuerte. Siamo arrivati alla comunità di Centrofuerte. Eccoci arrivati a Centrofuerte, la comunità di Centrofuerte, e siamo vicini alla scuola. Eccoci alla scuola di Centrofuerte. Buenos días. Bien. Acá encontramos el director de la escuela primaria de Centrofuerte, el señor Anderson Arevalo Pinedo. Anderson Arevalo Pinedo. Y los alumnos de primaria y de una parte del colegio. Claro, del primer al sexto grado. Pero tenemos también algunos... Tenemos algunos alumnos acá presentes del nivel secundario. En el segundo. Que nos vamos a con su visita. Hola, en nombre de los padres de familia, en nombre de los alumnos de Centrofuerte y Rocafuerte, un saludo muy cordial y afectuoso al CETRI. Agradecer acá por el futuro apoyo que nos va a dar a las instituciones. Eso va a servir de que nuestros alumnos durante el año no abandonen el colegio, porque ellos van a estar bien implementados y estoy plenamente seguro que tus niños no los va a defraudar CETRI, van a estudiar mucho, que son el futuro de nuestro país. ¿Y por qué no decir el futuro del mundo? Gracias, Cedric. Gracias.